La prima volta che sono entrata dentro un museo, non come visitatrice, ma con un ruolo diciamo semi-professionale, perché ero una tirocinante, quindi in realtà stavo facendo un percorso di formazione, è stato nel 1998, dove alla ex Gamma, l'ex Galleria d'Arte Moderna qui a Bologna, quella vicino alla Fiera per intenderci. E da lì diciamo non ne sono più uscita, nel senso che da tirocinante sono diventata collaboratrice occasionale, insomma in questi anni il mio ruolo è cambiato, ad oggi sono responsabile della mediazione culturale e servizi educativi dell'istituzione Bologna Musei. Allora, dal 98 a oggi le cose sono notevolmente cambiate e secondo me, nonostante ci si lamenti sempre dei tempi duri nei quali ci troviamo a lavorare, ed è assolutamente vero da più punti di vista, ma per quanto riguarda il tema dell'accessibilità al museo e al patrimonio culturale, la situazione in questi anni che io ho vissuto in prima persona è cambiata in meglio, nel senso che quando ho cominciato io il problema dell'accessibilità non ce lo si poneva neanche, oppure forse ce lo si poneva ma a monte. Erano anni in cui per chi lavorava nelle sezioni didattiche o comunque nei servizi educativi, la frase che ci sentivamo ripetere sempre era: ma davvero dobbiamo avere i bambini nelle mostre? Ma davvero i bambini nelle sale espositive? Quindi il discorso dell'accessibilità riguardava addirittura quei soggetti, come i bambini per esempio della scuola dell'infanzia, o i bambini piccoli della scuola primaria, che ancora non erano, almeno non sempre, non da tutti, ben voluti e accettati all'interno delle sale espositive dei musei, perché facevano rumore, perché il museo doveva essere un luogo silenzioso per una fruizione di tipo contemplativo, un luogo per gli adulti, per i grandi. E quindi il luogo del proibito in qualche modo, perché chiacchierare o fare delle attività al cospetto delle opere, sedersi in cerchio davanti a un'opera d'arte o entrare insieme dentro a un'ambientazione, a un'installazione nelle sale del museo era già visto come qualcosa di avanguardistico e trasgressivo rispetto al luogo museo. Quindi le prime battaglie in realtà della generazione prima della mia e della mia generazione di operatori museali sono state proprio rivolte a permettere alle scuole, alle classi, ai bambini innanzitutto, quindi alle nuove generazioni, di entrare dentro al museo, partecipare a delle attività, partecipare alla lettura e alla fruizione dell'arte, e quindi questo è stato il primo nuovo pubblico che è stato chiamato dentro ai musei, a cui sono state aperte le porte dei musei da parte appunto degli operatori didattici museali, di chi si occupava di mediazione culturale. Sembra qualcosa di lontano, ma in realtà è un passato molto recente, e di battaglie ne sono state vinte tante, perché sempre più musei hanno avuto al loro interno delle aule didattiche, dei servizi educativi che sono diventati dei veri e propri dipartimenti, con sempre più professionalità, figure professionali, profili professionali dedicati a fare da ponte tra il luogo museo, le opere d'arte, gli artisti e tutti i tipi di pubblico. Quindi il ruolo educativo del museo è cresciuto, si è potenziato, sono nati anche a livello accademico universitario dei percorsi formativi che mirano, che hanno come primo obiettivo quello di formare dei giovani ad essere degli operatori museali qualificati, specializzati. E il museo si è integrato sempre di più anche nel territorio, quindi ad oggi come oggi si connota sempre più come agenzia formativa che lavora innanzitutto con la scuola, ma anche con altre realtà, enti e istituzioni che operano a livello culturale e educativo.
Insieme a livello locale, ma a livello nazionale e internazionale, anche grazie a importanti progetti europei di scambio di buone pratiche o workshop volti proprio a sensibilizzare l'opinione anche dei politici rispetto a queste tematiche, l'attenzione si è spostata non più soltanto alle scuole, ma davvero a ogni tipo di pubblico. Che cosa si intende? Innanzitutto si parla di età, e quindi non solo i bambini, ma anche l'idea di lifelong learning, quindi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per gli adulti, fino ad arrivare alla terza età. E poi pian piano ci si è occupati sempre di più anche di quelle fasce più emarginate rispetto ai luoghi della cultura per varie ragioni. Per ragioni legate alla lingua, quindi tutto quello che è l'immenso fenomeno della migrazione, migranti di prima e seconda generazione, e poi di tutte quelle fasce svantaggiate magari per geograficamente, nel senso in ogni città esiste un centro, esistono delle periferie, esistono delle zone e delle aree suburbane che dove i giovani, ma non solo, le famiglie e gli adulti vivono, diciamo, per quartieri e raramente si spostano e sentono il centro, le istituzioni del centro, della città come luoghi aperti a loro. Quindi ci si è spostati e si è usciti fuori dal museo, si è andata a comunicare l'arte, l'azione educativa anche al di fuori delle pareti dei musei, dei laboratori, delle sale espositive, e si sono condotte delle azioni anche sul territorio, nel territorio, nelle piazze, nei quartieri. E poi, no, assolutamente non ultimo, il lavoro che riguarda l'accessibilità ai disabili, alle persone con disabilità, innanzitutto nell'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi rendere accessibili i musei, i luoghi dell'arte e della cultura dal punto di vista proprio fisico, dell'accessibilità fisica, e poi non solo, quindi dell'accessibilità a livello invece di fruizione, a livello proprio prettamente culturale, con attività di visita e di soprattutto laboratorio, quindi che possano rendere l'incontro con l'arte un'esperienza veramente vissuta e partecipata anche per chi non ha le stesse possibilità di movimento, di azione degli altri. Quindi laboratori pensati per persone, per includere insieme, no, che è la cosa migliore, quindi non ghettizzare, ma davvero lavorare sull'inclusione, sull'integrazione nel senso vero del termine, attività educative, percorsi educativi e laboratoriali pensati apposta per essere fruiti da tutti, anche da persone con deficit di movimento e quindi in sedia a rotelle o che muovono a malapena le mani o che fanno fatica a esprimersi verbalmente. Questo oggi è una realtà per fortuna diffusa, non soltanto nei musei nei quali opero io, ma vedo e so e conosco progetti davvero eccezionali e di rilievo condotti dai colleghi di altri musei a livello nazionale e internazionale. Sto lavorando sull'accessibilità, la rete di musei di Torino, la realtà torinese, fantastico è il progetto condotto dal Castello di Rivoli che ha pubblicato, redatto e pubblicato il primo dizionario d'arte contemporanea nella lingua LIS per i sordi, e quindi c'è stata una collaborazione strettissima tra il Dipartimento Educazione di Rivoli e la comunità dei sordi di Torino proprio per inventare nuovi gesti capaci di raccontare e tradurre i linguaggi dell'arte contemporanea a chi non sente, proprio perché ci sono anche c'è un vocabolario, un lessico nuovo per l'arte contemporanea, si parla di installazioni, di arte concettuale, di lavori polimaterici, di performance, di azioni con il corpo, e mancavano proprio i gesti, il vocabolario, il lessico per poter raccontare, per poter fare un giro ad artissima o ad arte fiera anche con chi non sente, tanti progetti per i non vedenti, insomma ci sono davvero
persone all'interno dei musei che si sono dedicate con passione e anche con umiltà, partendo dal presupposto che magari sono mondi e realtà che non ci appartengono, nei quali non siamo mai entrati, e che quindi quello che abbiamo studiato all'università o le esperienze che abbiamo fatto fino ad oggi non sono sufficienti. L'aspetto più importante è proprio quello dell'incontro tra le persone, le professionalità, proprio perché ci sia davvero uno scambio costruttivo e che le reciproche specificità ed esperienze portino a costruire dei progetti che non siano efficaci solo sulla carta, ma che diventino pratiche e che davvero consentano l'accessibilità all'arte, alle poetiche, alle pratiche a tutti.